La prima regola del Poetry Slam: chi vince non è il poeta, è la poesia. La seconda regola del Poetry Slam: chi vince non è il poeta, è la poesia. Lo slam per me è iniziato prima del 2001, nel senso che sono quello che l'ha importato in Italia, quello che ha fatto il primo slam della storia italiana e poi, ahimè, pure quello che ha fatto il primo slam internazionale al mondo. È una storia che è incominciata molto presto per me, è incominciata a New York, quando ho visto il primo Poetry Slam al New York Poets Café. Io ho iniziato perché mi ci hanno portata. Mi ci hanno portata perché facevo questi reading di poesia e Guido Catalano e Arsenio Brauomo mi hanno detto vieni con noi. E quindi siamo andati a Milano la prima volta in questo centro sociale che si chiama Il Cantiere. E ho per la prima volta ho visto uno slam, ho partecipato a uno slam. E sono rimasta molto perplessa, devo dire la verità. Io quando avevo 16 anni, insomma, scappai dal collegio in cui ero, collegio di preti, e andai a partecipare mascherato a questo festival carnevalesco di poesia erotica. Avevo all'incirca 20 anni e ci fu un primo Poetry Slam in Ticino organizzato da Esperance Act, che è un'associazione umanitaria di Chiasso. E poi sono andato per la prima volta all'Aquila a fare uno slam. Dalla Romagna sono preso, sono andato all'Aquila a fare uno slam. Sono arrivato e ho recitato una poesia sola e mi hanno buttato fuori subito. Per 20 anni sono stata più in un ambiente di danza e di teatro e non sapevo che ero interessata al fatto che c'era una scena viva, cioè avevo scoperto che c'era una scena viva grazie al Festival di Poesia e quindi volevo insomma partecipare con molta titubanza, quindi ci ho messo un po' di anni prima di avere il coraggio di fare il primo Poetry Slam, non l'ho fatto ad Ancona ma sono andata a Trieste. Ho iniziato nel 2009 a partecipare ai Poetry Slam, ma probabilmente non c'è un perché. Ho cominciato a conoscerli, ho cominciato ad andarli a vedere, scrivevo già poesie, avevo fatto qualche reading, letture, mi ha incuriosito il meccanismo del Poetry Slam e ho cominciato a partecipare. E nessuno nei due sapeva cosa fosse uno slam, lui lo stava organizzando e diceva: mi hanno chiesto di portare dei poeti, tu scrivi canzoni, quindi stai sul palco e... All'epoca se ne facevano meno, molto meno, e quindi ricordo che scrissi a Luigi Nacci, che adesso non ne fa più, bravissimo e simpaticissimo. Gli chiesi come fare per partecipare a uno slam e ricordo ancora che mi scrisse che bisognava farsi invitare dagli organizzatori. E allora gli riformulai la domanda, gli chiesi cosa bisognava fare per farsi invitare dagli organizzatori. Gli slam mi ha detto che bisogna averne fatti, bisogna farne. E quindi poi fortunatamente questo paradosso riuscì a romperlo partecipando a quello della Scighera, che era iscrizione libera. Dove conobbi Paolo Agrati, Guido Catalano, e iniziò a formarsi forse il primo embrione di... No, il primo embrione no. Il secondo embrione di poeti avvezzi al Poetry Slam, perché comunque un primo nucleo di poeti fu costituito da Lello Voce. La terza regola del Poetry Slam: sali sul palco, leggi una tua poesia, hai 3 minuti di tempo, fai del tuo meglio. Grazie.
Lo slam poetry o il poetry slam che dir si voglia è una competizione tra poeti. Una competizione tra poeti dove ognuno deve dire la propria poesia davanti a un pubblico e farsi giudicare da quel pubblico. Che decidono qual è la poesia migliore e quale no, nel testo e nella performance. Poi sì, si può dire delle regole, io quando lo dico, quando presento gli slam, dico, ragazzi, sono 3 minuti massimo, quindi se la poesia è noiosa sapete che non durerà più di 3 minuti, questo è importante. Poi non oggetti scenici musicali, quindi se vedete qualcuno che viene con un'arpa, o il coro dell'Antoniano, il coro delle voci bulgare, il coro dell'Armata Rossa, Bianca, Ciclamino, gli facciamo fare tutta la sua massima performance, ma poi lo eliminiamo dalla gara. E poi infine testi propri, quindi se sentite qualcuno che dice la donzelletta, il sabato, la cavalletta o cavallina, il che non torna, che storna, che tutte le... gli facciamo fare omaggio ai vari, dovete saperlo a casa, però poi eliminiamo. Bisogna dire che forse la parola spettacolo è la parola che più bisogna tenere con le pinze in mano, perché forse la poesia non è, non deve essere spettacolo, forse. Però lo slam, in qualche modo, affianca le due cose. In realtà, se uno intende lo slam come un concorso, come l'X factor della poesia, ha sbagliato tutto. Mentre il poetry slam è un momento appunto di condivisione in cui il poeta si mette a nudo di fronte a un pubblico che poi recepisce quello che il poeta gli dà ed è invitato fortemente a interagire, no? Qual è l'altra regola fondamentale del poetry slam? No, che la giuria... hai ragione, secondo me hai ragione, dillo, vediamo. C'è una giuria estratta a caso. Ah, ecco. Quindi ci sono dei numerini che sono stati distribuiti tra di voi. Sono tipo quelli del salumiere, ce li avete? Da questo magico sacco. Guarda che sono divisi bene in due aree. Ah, ok, perché ci sono dentro anche i nomi dei nostri slammer, che anch'essi verranno estratti a sorte per l'ordine di partenza. Allora, qual è la persona che vuoi? No, ma io scendo, guarda che io posso scendere. No, scegli? Scendo, guarda. Intanto, mentre ginnico, anche quello bloccato. 22, chi è il 22? Numero 25, estraiamo anche velocemente l'altro. È bello il poetry slam perché è un misto tra un concorso letterario, la tombola, il bingo. Intellettuale con gli occhiali, come ti chiami? Massimo. Un applauso a Massimo. Guarda, sono poesie, ma non spaventarti, perché la gente si spaventa, non è tuo di quello. Sono poesie, ma si gioca e vedrai che ti diverti, perché sono cose rapide, 3 minuti, gente diversa, vedrai poesie di solito completamente diverse, perché non è che venga scelto un genere, e quindi vedrai un bel casino, un bel gioco, però con delle poesie dentro. Io trovo che lo slam, la forza dello slam sia che ha un formato che funziona, si è trovata questa formula che secondo me è buona, funziona, arriva, ti consente di avere un buon ritmo, perché alla fine tu poi, chi organizza lo slam si deve preoccupare del fatto che sta proponendo uno spettacolo al pubblico, no? Il pubblico se lo prende tutto insieme. Non è un'invenzione recente, è una cosa che esiste da sempre nella poesia, è una cosa che, cioè, il fatto di declamare i propri versi, adesso senza scomodare l'antica Grecia, gli Aedi, Omero, ma cioè, è una cosa che comunque si è fatta. E quello che deve avvenire è poesia col corpo, la voce su un palco e con un pubblico che è assolutamente protagonista. È bello perché sembra che questa la poesia, no? Che sembra questa signora antichissima di classe che viene catapultata nell'epoca contemporanea
dove ci sono i canoni, c'è il voto, c'è il delirio, c'è la gara, c'è questa cosa qua. Ed è bello che le si scompiglino un po' i capelli a questa signora, questa signora millenaria. Premi tu, push o pull, pusher o pullover, this is the question. Sono esausto. E ho bisogno d'aiuto. Persa nel magma del mondo, cerco di liberarmi fino in fondo da quelle periglie strette, fredde e angolose con cui la gente si lega l'anima senza più alcun briciolo di consapevolezza. Sono odio! Tanto il prezzo di quel pezzo di carne è meno di zero, non vale niente davvero, è solo un buco, respira, sta zitta, puttana, puntandone in bocca un'altra bocca di ferro. Fa freddo e il sapore è più o meno lo stesso. Passo spesso le notti a cantare fra i botti le ninne nanne di nonna con mamma che piange, mi stringe e finge sia un gioco. Poco fa il tuo mortaio ha capito, mi ha colpito dritto nel petto e ha distrutto quel tetto che mi divideva dal cielo. Sento che il peccato è una magra bugia. Capisco che sembrerà una eresia, ma questa energia ha gonfiato le onde del mare e la marea mi ha fatta tornare al largo e giù in fondo, nel profondo. Distrugge, imbruttisce, inaridisce. Si assopisce su vili strisce di delirio di onnipotenza. Senza la vita non ci poteva stare alcuna cosa viva. Te la ricordi prima. E una donna a mio sono l'ha investito sulla strada per l'amore e gli ha portato via il perdono. Lo metto. Abbiamo brindato al suono dei cin cin questo nostro amore e senza tempo, senza confine, di su, di giù, di là, di qua trombavamo continuamente. Quante docce ancora potremo affrontare? Quanti tipi di lavaggi ci possiamo ancora immaginare? Questa società ha inventato troppi sciatti. La quarta regola del Poetry Slam: sarai giudicato per quello che hai fatto, sarai giudicato dal pubblico, tu e la tua poesia. Allora, c'è sicuramente un problema di educazione del pubblico. C'è da fare un lavoro anche sul pubblico, oltre che sui poeti. Negli slam grossi, in genere, anche se la giuria è casuale,
capita comunque che sia abbastanza ferrata, quindi in realtà poi i valori vengono fuori. Gli slam più piccolini, magari più improvvisati, con la gente che viene lì un po' per caso, allora può succedere che, come dire, venga privilegiata una certa idea di poesia un po' scolastica, un po' all'antica, un po' probabilmente non da slam, però lì sono anche i poeti che devono lavorare su questo aspetto. È come se ogni volta tutto riniziasse da zero, non viene mai citato un curriculum vitae del poeta, e il pubblico si trova di fronte a delle possibilità espressive e su questo fa delle valutazioni. Intanto io ho visto che a seconda, per esempio, dei posti, delle città, magari viene recepita meglio o peggio una poesia magari che fa più ridere piuttosto che una poesia più, un'esecuzione magari più carica di pathos, piuttosto di qualcosa di più invece magari pesante o drammatico. Quindi davvero ogni tanto, a volte, proprio anche insomma, le città, i contesti diversi influiscono, ma giustamente, no? Poi sull'espressione di un voto. La giuria potrebbe essere, da un lato, gente che non si è mai interessata di poesia, però questo può essere interessante proprio perché tu cerchi di leggere in un modo, di presentare le tue cose in un modo che possa far presa anche su qualcuno che non si interessa di poesia. Possiamo... è tutto lasciato al caos, e questo è bello, è uno degli aspetti, è uno dei primi forse aspetti a cui chi, il poeta che si mette lì in mezzo, che comunque è una sorta di, tante volte è un po' una tortura. E allora magari ti viene da pensare, sarebbe più giusto avere uno slam dove chi fa la giuria è un giudice veramente, dove si intende veramente, insomma, di poesia, per cui il suo voto ha un valore, il suo giudizio ha un senso. Però l'ho pensato anch'io, però poi ho pensato anche questo, che è talmente assurdo di per sé il fatto di dare un voto a una poesia, cioè una poesia non è un tuffo che tu dichiari, dici faccio il triplo carpiato, non so se esiste il triplo carpiato, quindi c'è uno standard e il voto misura l'adesione a quello standard. La poesia è qualcosa che fa emergere qualcosa che è indicibile, no? La poesia è dire l'indicibile. Cioè, io sono ben contenta che la giuria sia popolare e che sia anche, cioè, che ci sia questo elemento di casualità. Cioè, è la cosa bella, insomma, se ci fosse la giuria critica sarebbe una gran tristezza, secondo me. Valutiamo la poesia scritta bene. Come io sono nel pubblico, non mi viene data la paletta, la lavagnetta o quello che è, allora... Ok, sono libero, posso ascoltare tranquillo. No, spesso viene chiesto al pubblico di protestare o di supportare la giuria nella espressione del suo voto. Che non si è d'accordo col verdetto finale, anche e anche questo nello slam, cioè che il pubblico può dimostrare il suo disaccordo con i verdetti della giuria, che delle volte sì, non sei assolutamente d'accordo. Voglio dire, mi sembra un buon esercizio di umiltà anche per il pubblico quello di prendere una decisione, no? Insieme ad altri, non avere la tua paletta. Un'altra cosa importante, chi è in mezzo, chi non è stato scelto come giurato? Si può lamentare. Si può lamentare. Della giuria. Deve lamentarsi della giuria. Il giurato è, come dire, la figura scelta per essere insultato, contestato. E quindi, mi raccomando, fateci sentire la vostra voce. Se non sarete d'accordo con i giurati, voi farete... E quindi all'inizio, quando prendi soprattutto dei brutti voti, hai questa... reazione, quasi ti senti un po' offeso, almeno a me è capitato anche questo. Poi dopo passi questa fase, se fai tanti slam, perché ti capiterà di prendere con la stessa poesia dei 5 e dei 9. Rientra sempre nelle regole del gioco, no? E quindi che sia una bambina di 7-8 anni o un vecchio letterato, insomma, rientra in queste regole qui. E anche la particolarità è questa, che non vince
quello che noi, tra di noi, consideriamo il migliore, no? Ma non si sa mai chi vince, no? Questo è bello. Se il pubblico si limita a fare il tifo, allora ha perso, perché l'unica cosa che porterà a casa è che il cavallo su cui aveva puntato abbia vinto. Ma i poeti non sono cavalli, non sono giocatori di calcio. I poeti mettono in gioco sentimenti, mettono in gioco valori, mettono in gioco utopie, sogni, disperazioni. Quindi per vincere davvero il pubblico del Poetry Slam deve partecipare davvero a questo rito collettivo e deve mettere in discussione se stesso. Quando tu sei a uno slam, tu vedi c'è più davanti e tu sai se quello sta ascoltando, quello sta dormendo, quello sta parlando, quello sta bevendo, quello gli è piaciuto, quello gli sta piacendo, quello forse gli piacerà. E fai difficoltà a riscuotere consensi, per cui devi andare a cercare il pubblico a un certo punto. E lì arriva l'empatia, no? L'empatia devi anche riuscire a essere tu come poeta ad accenderla. No? Vedo tanti che lo fanno ed è bello perché vuol dire che ognuno è diverso e si vede ancora di più e ognuno vuole qualcosa di diverso e è anche un plus dello slam stesso, perché sennò finisci per fare un qualcosa non a favore di un pubblico ma per il pubblico. Allora, a favore di un pubblico vuol dire fare qualcosa con un certo linguaggio. Per un pubblico vuol dire fare una cosa che, insomma, vuol dire per accondiscendere, no? Per accaparrarsi, non ha senso, non ha nessun senso. Caro Dio, che abiti in cielo, abbi la pietà di vivere con meno, infrangi per noi le leggi universali e per il nostro personalissimo vantaggio. Uccidi, sì, ma il tempo, uccidi. Il tempo per il pensiero, dilatalo e restringilo, sottrammi il controllo del tempo, fa che viva per gli altri, lo deve donare. Che tu devi proprio prendere le cose prima di andare, e io devo chiudere le finestre, il balcone, che sta arrivando quel temporale, il ciclone, e fare veloce, altrimenti il bucato sarà da rifare. Soltanto un mese fa, sul mio corpo, tutto era dove doveva, anche un'imperfezione era dove doveva, era un tratto, era un segno che lo distingueva. Sapo, vecchio puoi essere destro, mancino, persino anche destro, ma sfuggivo di saltanto che finisci presto e male, finisci male, col collo nel capestro ancora prima di iniziare, prima gliel'ho chiesto. Sto stretta qui dentro, sto stretta, gratto, gratto, graffio all'acero, il mio filtro è lacero, mi disidrato nella libertà della pelle che non sa più essere pelle. Mare, mare terra chiamo, terra mangia corpi, mare aperto, nero, mare mangia ossa, è sempre più grande questa fossa. Come le embolie, come poesie, brucia, che col pretesto del prosecco ci regali amnesie facili. Nessun primato, nessun premio, un unico conflitto mondiale. Sapore contro wellness, potenza, un caffettino, espresso moca, moccaccino, oppure la tapioca fatta al fuoco in un villaggio in Congo belga, dove mille bolle e ghiaschi blu mangiano d'ambolle, roba folle, salta su. Sulle scale del cortile c'era sempre un ragazzino, mi infastidiva con la sua faccia innocente, con uno sguardo severo ma triste, gli ho detto bimbo, sai, Babbo Natale. E perché mi mangio tutto? Risponde la lupa cattiva, mi mangio Cappuccetto Rosso, la nonna, la casa, il bosco, i mutui, i subprime, i risparmi dei privati, le riserve d'oro degli stati, e il filo della borsa che è spezzato già da tempo, e i cecati ancora più dentro, il vano è vuoto, manco matto, senza fondo. Non c'è tempo, il mondo sta lento, sta filento, grida il bianconiglio, mentre tutto intorno crolla. Ma a me, chi me lo fa fare di cadere? Pensa Alice e dice, fermi tutti, questa è una rapea! La quinta regola del Poetry Slam, sali sul palco, tu solo e la poesia, soli, tu e la tua poesia e fai del tuo meglio. Applausi.
personalmente penso che il testo scritto sia sempre comunque un riferimento dal quale partire, nel senso che la struttura la costruisci proprio lì, costruisci una struttura solida tramite il testo, però le strade sono infinite, secondo me non, la qualità si ritrova in mille strade. È la qualità che cerco, non tanto la strada. Io non scrivo mai con un intento specifico, cioè carta, slam o spettacolo, eccetera. Scrivo quello che mi viene. Però ho imparato a, probabilmente adesso lo faccio in maniera inconscia, a usare un certo stile piuttosto che un altro a seconda di come sta venendo il pezzo, di cosa sta parlando il pezzo. Per cui se poi penso di poterlo fare dal vivo, allora gli do uno stile di un certo tipo. Negli ultimi tempi leggo spesso poesie in pubblico e ho notato che è un po' un'arte anche quella, che si affina a quell'esercizio. Cioè oggi le mie poesie le leggo diversamente e penso meglio che 4 o 5 anni fa. Scrivo poesie e poi scelgo quelle che secondo me sono più adatte agli slam. Non ho mai scritto un testo proprio per uno slam. Il testo poi viene di nuovo risettato quando viene detto ad alta voce, perché ci sono alcuni passaggi che magari su carta sembra che funzionino bene e poi invece una volta che vai a ridire il testo ad alta voce, a riscriverlo, a farne la sua oratura, senti che c'è qualcosa che suona male. In genere scelgo, vedo che funziona meglio quando parto da un argomento che mi sta a cuore, qualsiasi sia, che sia amore o una città o un avvenimento, e poi vedere dove le parole vanno. Che nascono anche veramente dal, oltre che dall'osservazione di quello che mi sta intorno, anche proprio dall'ascolto, quindi non lo so, ascoltare davvero i discorsi della gente, al mercato, al bar, gli autobus. Ho scritto poesie senza pensare alla lettura che poi ne avrei fatto. E poi ho scoperto che invece queste poesie potevano funzionare se lette in un certo modo davanti a un pubblico. E poi ho scritto anche poesie che mi sono detto, dai cacchio, scriviamo sta poesia per spararla a bomba durante un poetry slam. Allora, questa è una gara, però in realtà chi vince sono le poesie. Allora volevo giocarmi questa gara fino in fondo leggendo un'altra parte di me stesso, che voi lo vogliate o no, anch'io ho un animo erotico, una componente erotica, un tasso di erotismo rilevante. E una volta ero nella mia città e odiavo tutti e ho deciso di farli scomparire. Sono rimasto solo. In quel momento volevo osservare una cosa sola: i clitoridi. Questa poesia si intitola Volano clitoridi. Volano clitoridi nei giorni di sole, nelle serate spente o quando c'è la nebbia di primo mattino. Volano clitoridi a colazione, ballano sull'orlo dei caffè, volteggiano nei pomeriggi caldi d'estate, si tuffano nel gelato e si fanno leccare, poi via, quando in cielo ci sono le stelle, a mezza altezza, volano, ingannando i passanti, volano nei cuori della gente, nelle feste paesane dello gnocco e della gnocca, volano nei piatti di risotto per sagre della salsiccia. Volano su città e paesi portando il loro fascino, stendendo il loro sentimento di clitoridi volanti, come quando le rondinelle migrano, così stormi di clitoridi schierati a freccia viaggiano verso nuove frontiere. Volano clitoridi su Genova, zigzagando all'ombra dei campanili, su ombre di osterie, seguendo persone per le calli, giungendo in campo, si fanno odorare appena dai nasi della gente stupefatta. Scatta la clitoride mania,
la clitoride ansia, tutti che vogliono i clitoridi, clitoridi in quantità, pranzi di clitoride turistico, cene a lume di un clitoride, insalate di clitoridi, dolcissimi clitoridi alla crema, fantasia di clitoridi floreali, sublime filetto di clitoride e infine la grappa al clitoride. Nelle notti i sogni invasi da clitoridi, gli incubi sconfitti se ne vanno dalla mente e al risveglio sapore di clitoride in bocca rende il mattino un mattino all'insegna del clitoride. La poesia che è stata scritta per la pagina, una volta che tu la porti davanti a un pubblico, è una cosa completamente diversa, è un'esperienza completamente, interessa sensi diversi, non interessa più soltanto l'occhio che legge sulla pagina, ma interessa l'occhio, il tatto, anche perché sono vibrazioni fisiche, la percezione scenica, la prossemica e tutto. Quindi lo slam, il fatto che chiede al pubblico e allo stesso tempo anche al poeta di misurarsi sia sul testo che sulla performance, porta automaticamente il poeta a cercare di trovare delle soluzioni anche sceniche al testo e, nel migliore dei casi, anche di scrivere un testo apposta per essere detto davanti a un pubblico. Quello che Agamben chiamava il morto orale, no? Lo scritto è il morto orale, allora bisogna farlo vivere leggendolo ad alta voce. Tutte le poesie che scrivo sono scritte per essere dette e quindi io già mentre scrivo me le immagino orali, me le immagino parlate, me le immagino recitate. I miei testi nascono già con l'idea di essere letti da me, quantomeno. Cioè io sento la mia ricerca del ritmo è fatta tanto sentendo già una voce che legge quel testo e immaginandomi già dall'altra parte come possa arrivare o meno. Ci sono due fatti nella mia vita recente che hanno contribuito a creare questa poesia. Il primo è che ho fatto un abbonamento gratuito a Netflix che mi ha fatto vedere miliardi di documentari sugli animali. Il secondo è che la mia fidanzata è venuta a abitare con me. Quindi la poesia si chiama Tecniche di seduzione animale. Voi non sapete cosa fanno gli animali con le proprie donne. Te lo dico io. Fossi una rondine dell'isola di Giava, costruirei un nido con la bava perché tu possa covare le nostre uova. Con le corna dello stambecco prenderei a testate chiunque per ore per rimanere solo con te sul picco. Fossi l'uccello del paradiso, spiegherei le ali, le piume e il collo per una danza folle al tuo cospetto, come balena fare il balzo sulla schiena per mostrarti il petto, oppure orso polare, giocare nudo nella neve con te. Fossi un pesce lanterna nelle profondità buie dell'oceano, morderti un fianco per divenire una sacca vivente di sperma e rimanere noi per sempre. Come un albatro percorrere i mari per miglia e miglia fino a un'isola spoglia ogni anno in attesa del tuo arrivo sullo scoglio. Ragno, pavone, australiano, seguire la tela che hai tessuto col tuo odore ovunque conduca, alle tue fauci perfino. Allora il mio bar non ti impressiona. Invece io, che sono solo un uomo, ho imbiancato la stanza da letto. Ho montato l'armadio, rassettato la stanza, casa, messo il tuo nome sulla cassetta della posta. Ho comprato una scorta di carta igienica perché tu ti senta più sicura e attendo il tuo arrivo, mia primavera. Come una partitura. Quindi in qualche modo sono, in realtà sono fuse insieme la gestualità del corpo, la performance e
il testo? Diciamo, ci sono dei testi che contengono una progettualità per me, e questa, di questa progettualità fa parte anche il modo in cui gli dico, i gesti che uso. E quindi il mio lavoro in realtà è tra la parola e il corpo, e quindi lavoro proprio anche nella direzione di una dissociazione a volte, o di una contraddizione rispetto al gesto e alla parola. Il senso, secondo me, è unirle, cioè è scrivere dei testi che siano veramente dei testi che abbiano una qualità letteraria, in cui però c'è una performance che ha un valore espressivo, teatrale. Il senso è quello. Questa è per quando ti batti per delle cose e poi arrivano e non sai se siano poi così belle. Si chiama Come farfalla. E questo che credi non riesca ad essere niente, non vedi che sale e riempie i polmoni. Non credi che riesca a vedere quel nido, quel sole pesante che spegne i dolori, non vedi la luce che c'è, che ti piega sottile e ti taglia la gola, non riesco a vedere un'uscita, ma pensa, rifletto su quello che ho fatto, non riesco a sentire più niente, adesso che ho perso la vita nel fango del mondo, è cruda, sottile, muove la bile, mi induce a pensare di essere vile, mi taglia, mi sfregia, mi rompe sinapsi, ingoia, comprime la voglia di farsi. Metto in più una ragione più semplice, vera, di chiuderne preda, soltanto un lontano parente di sangue pulito da mille rovine tagliate col fuoco, creando prigioni in sogni nel vuoto, catene di fumo che brucia nei polsi, già ora che ne ho riuscito tante crudine, di morti viventi in brucia, in gola, la rabbia, divore, e ancora i denti, le tempie, livore. Ed ora che ho perso l'involucro bianco, ora che l'arma è solo un ricordo, ora che l'aria è il manto del mondo, lasciami un giorno che a notte io muoia. La sesta regola del Poetry Slam: alla fine ci sarà solo un vincitore, ma non sarai tu. Questo è un trucco per fottere il pubblico. Noi facciamo questo piccolo spettacolino, ma così per un'ora e mezza, due ore, il pubblico, 400 persone, si sucano poesia. Volenti o nolenti, ma in genere sono volenti. E questo medium, perché lo slam è un medium, continua a funzionare, continua a essere capace di far passare la poesia dal poeta al pubblico, di rompere quel diaframma che normalmente tiene molti lontano dalla poesia con l'idea sbagliata che sia un'arte noiosa, un'arte inavvicinabile, un'arte per pochi. Si dice tanto, no? C'è questa frase che è diventata un po' celebre, non si capisce bene chi l'abbia detta, se Mark Ellis Smith o qualcun altro, che dice il punto dei Poetry Slam non sono i punti, il punto è la poesia. Sembra un po' una frase fatta, però effettivamente è così. Lo slam è un pretesto, e cioè, come si dice, a un amico gli dici ci vediamo per un caffè. Ci vediamo per un caffè, però sappiamo benissimo che non è il caffè il vero motivo per cui ci si incontra, se no il caffè ci facciamo le moche a casa. Non c'è un altro modo, una specie di cavallo di Troia, una specie di stratagemma. E quindi sì, poi la cosa più bella per i poeti penso sia vedersi, trovarsi, conoscersi, e alla fine chi vince è contento di vincere, ma chi perde, insomma, se ne fa una ragione, si gode la festa più o meno. È una sorta di contraddizione che secondo me è interessante, nel senso che si dice ok, facciamo questa cosa qua, però al contempo non la facciamo, quindi giochiamo, cioè è veramente un gioco, nel senso che del gioco ha la serietà, la gara e tutto quello, però ha anche lo stiamo facendo per gioco, no? Quindi richiede alle persone di non prendersi troppo sul serio, secondo me, anche se poi quando tu gareggi vuoi vincere, no? Cioè è tutto assolutamente, cioè non è che se uno fa gare di poesia non vuole vincere, vuoi vincere. Il poeta tende, siccome il poeta è sempre un po' egocentrico, tende un po' a autopomparsi, mentre lo slam ti ridimensiona perché appunto tu ti devi mettere, esporre un giudizio e accettarlo. Per la poesia, si fa tutto questo perché siamo tutti appassionati di poesia.
chi viene, è curioso magari, chi lo fa, perché per la poesia. È poesia? Non è poesia? Che cosa fa sì che un determinato testo sia o meno una poesia? È la domanda che penso ci si faccia da quando esiste la poesia, e penso che ce la si continuerà a fare per sempre. Onda, sempre, torno sempre lì. È onda che passa e torna e rimbalza e risuona, perché non c'è mai una volta in cui io non impari qualcosa. Da sperante che ci sia qualcuno che va in giro a raccontare le sue cose, che vuol dire le sue cose, poi in questa gara, che però non è una gara, in cui si vede che tutti si vogliono bene, perché sì, è una gara, ma la cosa più bella alla fine è che ci si conosce, quindi conosci altre scritture, conosci altri modi di dire le cose. Noi siamo lì per fare poesia, per condividere la nostra poesia, e la sfida è solo una scusa per metterci insieme, per fare un atto corale. I giochi migliori hanno 3-4 regole basilari, semplicissime, che danno fine, cioè bello, capito? Cioè, Ruba Mazzetto è un gioco bellissimo e c'ha due regole del cazzo. Questa è la nostra famiglia, gli faccio un altro applauso. Siamo particolarmente qui, abbiamo vinto questa scommessa con voi. Terzo posto, 75,7 in totale, Alessandro Burban. La settima e ultima regola del Poetry Slam: non chiederti cosa sia la poesia da slam, sali su quel cazzo di palco e spacca.